E ciao a tutti, eccoci qui, io sono MM8 e siamo pronti anche oggi per un nuovo video in un orario non molto comune per il mio canale, però insomma è già capitato qualche volta che io facessi dei video anche a quest'ora, quindi che c'è di male? Nulla. E anche un video particolare perché vi farò vedere che è già qui davanti a me è un qualcosa di effettivamente molto particolare e anche antico peraltro, perché effettivamente era di mia nonna e ancora prima del mio bisnonno. E i miei che quando vogliono, ma solo quando vogliono, sono bravi, perché quando non vogliono, insomma, c'è, diciamo, di tutti i colori, hanno pensato di regalarmelo. Ed eccolo qui. Eh sì, è un grammofono, adesso è chiuso, ma adesso vi faccio vedere come funziona. Alcuni di voi sicuramente sanno già cos'è un grammofono. Ed è qualcosa che sicuramente io quando l'ho visto, insomma, sono rimasto, perché pur comunque dando musica che non mi piace, è comunque qualcosa che ha un aggancio alla musica ed è comunque un oggetto particolare, antico, che va senza corrente, quindi è una cosa che, insomma, mi ha portato a fare questo video per farvelo vedere. Allora, apriamolo. Il coperchio poi si aggancia lì, avete visto che rimane fermo. In realtà non stava fermo perché si vede che era rotto, non so cosa avesse. Però mio padre per fortuna me l'ha messo a posto. Adesso apriamolo sotto dove ci sono tutti i dischi. Vedete che ci sono due ante. E prendiamone uno. Vedete quanti ce ne sono veramente tanti. Aspettate solo un attimo, scusate se mi abbasso così tanto, però sono in basso effettivamente i dischi, quindi eccolo qua. Qui c'è la sua custodia, vedete? Lo tiro fuori. Per il momento appoggio qui la custodia e mettiamo il disco. Ok, adesso facciamo, togliamo questo gancetto che non permette, se è tirato al piatto di girare, diamo un po' di carica, vedete questa manovella, diamola tutta, almeno siamo sicuri che andrà per tutto il pezzo, vedete come gira, c'è evidentemente una corda dentro che la fa girare, che appunto dà la carica al piatto, che già sta girando, lo vedete ovviamente a vuoto adesso perché non c'è la puntina, ma adesso noi la prendiamo la puntina e la mettiamo. Eccola qui e la mettiamo sul bordo del disco e sentiamo. Aspettate. Non so se riesco. Ok.
Fermo con una mano e vedete che rimetto il gancio che non permette al piatto di girare. Tolgo il disco, prendo la sua custodia e adesso la forse di qui, sì, infatti ce lo rimetto dentro. Vedete che è delicata la custodia, quindi è molto facile che si strappi, infatti alcuni sono anche strappati, però comunque si sentono, quindi l'importante è quello. E anche il bello del fatto che siano antichi, sicuramente. Rimetto il disco dentro e metto anche questi altri dischi che sono in una borsa perché non hanno più la custodia, evidentemente si era rotta con il tempo, come è normale che sia effettivamente, e quindi ho preferito metterli comunque in un posto che, insomma, dove stassero al riparo dalla polvere e comunque dallo sporco, diciamo così. Ecco fatto, ora chiudiamo le due ante, una e due, e rimettiamo il coperchio. E dunque ringrazio anche in questo video i miei che mi hanno fatto questo bel regalo particolare, senza nulla togliere ovviamente ai dispositivi Apple che mi piacciono sempre tanto, io sono appassionato, però questa è una cosa particolare e antica e mi piace molto, nonostante, ripeto, sia una musica che non mi piace, però l'oggetto è molto molto particolare e ci ho fatto anche il video. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella per non perdere mai nessun video, nessuna notifica, insomma, nessuna compilation, e, insomma, nulla del mio canale, e di seguirmi su Instagram e su Facebook, tutto come sempre qui in descrizione, e anche di seguire la mia playlist di Spotify. Noi ci vediamo questa sera perché stasera torna la Champions, stasera c'è l'Inter che giocherà a Milano con lo Sheriff, e ci sarà anche Porto Milan, che però non vedremo perché sono in contemporanea, vedremo quindi Inter Sheriff e la commenteremo insieme a mio padre. Ci vediamo dunque stasera per il post partita di Inter Sheriff. Ciao da MM8!